Consigliera Salsi, occupazione immobile ex Telecom, anche lei riceverà la risposta scritta da parte del sindaco. Prego. Sì, confermo il disappunto espresso dal collega Tomassini perché io la settimana scorsa avevo due domande dell'autorità, sto ancora aspettando una delle due risposte, a questo giro ancora mi si darà risposta scritta, chissà quando mi viene da dire. Allora, quello che sta succedendo in questi giorni devo dire che è abbastanza drammatico. Da una parte abbiamo delle persone che hanno necessità abitative e che l'unica risposta che riescono a trovare a questa esigenza sono le occupazioni. Dall'altra parte ci sono giustamente le esigenze dei proprietari degli immobili che chiedono la restituzione dei loro immobili e quindi le forze dell'ordine operano affinché possa essere ripristinata la legalità. In mezzo a tutto questo c'è un'amministrazione, secondo me, assolutamente silenziosa. Silenziosa perché, di fatto, nel momento in cui l'assessore Frascaroli asserisce che non ha un piano B, non ha l'opportunità, non ha la possibilità, nel momento in cui queste persone verranno sgomberate, di dar loro una sistemazione che, se saranno sgomberate, in quel momento ci penserà, significa che l'amministrazione non è in grado di produrre un minimo risultato per poter far fronte a questo problema. Il protocollo che è stato attivato. Un protocollo, mi viene da dire, sulla carta interessante, però di fatto, concretamente, non ha trovato nessun tipo di sponda né dai soggetti pubblici né dai soggetti privati. Per soggetti pubblici io ci infilo dentro anche il comune, perché voglio dire, Villa Salus è un immobile del comune, capiente, potrebbe essere utile in questa situazione, ma siccome è lasciato allo sfascio e il comune non ha i soldi per sistemarlo, di fatto non può essere utilizzato. Quindi noi abbiamo non solamente dei privati che da un punto di vista etico non si mettono la mano sul cuore, non degli enti fantomatici pubblici che da un punto di vista etico non si mettono la mano sul cuore, ma abbiamo lo stesso comune che non si mette le mani nel portafoglio per poter cercare di risolvere questa situazione e si innesca una sorta di scaricabarile. Io fra l'altro avevo fatto un'interpellanza per segnalare una baraccopoli dietro l'ospedale Maggiore. L'assessore mi conferma che questa baraccopoli esiste e l'unica cosa che riesce a dire, io mi aspettavo una risposta del tipo cercheremo di trovare delle soluzioni abitative idonee per queste persone, perché nella stessa risposta mi si dice che sono in uno stato abbastanza disperato, cioè, l'unica operazione che questa amministrazione mette in campo è teniamo monitorata la baraccopoli. Teniamo monitorata la baraccopoli? Cioè, queste sono persone che hanno un disagio abitativo, vivono in condizioni precarie, in mezzo delle baracche, in un campo incolto, e noi le teniamo monitorate, perché poi se succede qualcosa di grave allora siamo pronti ad intervenire. Cioè, non è che bisogna intervenire quando accadono le cose gravi, bisogna intervenire prima che accadano. Ora, se questo protocollo sulla carta esiste, ma non viene attuato, l'amministrazione si deve interrogare sulla reale efficacia su come è stato costruito. Se valga la pena modificarlo, se valga la pena integrarlo, se valga la pena da parte dell'amministrazione cercare di muoversi in maniera più incisiva nei confronti delle persone che potenzialmente, soprattutto mi viene a dire gli enti pubblici, potrebbero mettere a disposizione degli immobili e non lo hanno fatto. Perché sennò diversamente significa che rimangono belle parole e si cerca sempre di dare la colpa a qualcun altro. Poi c'è un altro tema estremamente importante, che io trovo incongruente nelle parole dell'assessore e con i fatti in realtà che accadono. La scorsa settimana eravamo qua in aula, sempre col discorso dell'occupazione dello stabile di De Maria, un paio di settimane fa, e l'assessore Frascaroli assicurava che c'è un percorso in atto con il proprietario dell'immobile volto appunto a cercare di convincere il proprietario a dare, insomma, a far utilizzare in maniera congrua questi persone che occupano possono abitare regolarmente. E dicevo, insomma, che sembrava che si fosse a un punto di questa trattativa che dura ormai da mesi. Ora, se l'assessore da una parte dice che si è a buon punto con questa trattativa, mi viene da dire le operazioni di sgombero che si sono a fare. Allora, evidentemente, non si è a buon punto di questa trattativa, perché diversamente non mi riesco a spiegare il motivo per cui la Digos va a bussare alla porta dell'immobile per effettuare il sequestro e lo sgombero. Cioè, le due cose non stanno insieme. O c'è effettivamente un percorso reale, addirittura d'arrivo, dove c'è l'interesse da parte del proprietario a collaborare con il comune e quindi le operazioni di sgombero risultano, come posso dire, di fatto inutili se si sta addivenendo ad un accordo. Diversamente non si sta addivenendo ad un accordo, quindi sono solo parole vuote e non è vero che c'è, come posso dire, un percorso che sta andando addirittura d'arrivo. Allora, a me sarebbe interessante
piaciuto riuscire a capire effettivamente che cosa sta facendo questa amministrazione, perché al di là della disperazione degli occupanti che sono senza casa, al di là dell'arrabbiatura dei proprietari degli immobili che giustamente vorrebbero tornare a rimanere proprietari dei loro immobili a tutti gli effetti, c'è un'amministrazione che da un colpo al terzo, un colpo alla botte, sta a guardare quello che sta accadendo.